Una storia a volte nasce inaspettatamente, può avere bruschi cambiamenti, a volte così improvvisi o marcati da poter volgere l'intero racconto in una direzione totalmente opposta. Un'evoluzione così complessa richiede molto lavoro, anche se può sembrare semplice trovare uno spunto per farla proseguire. Ma l'aspetto più importante di una storia è senza dubbio la sua conclusione. Nulla avrebbe senso se non terminasse. Se proseguire un racconto impegnativo, concluderlo può essere più ostico di quanto non si pensi. Per fortuna, la nostra storia è ancora ben lungi dall'essere terminata. Dopo mesi di attesa, ritardi, giustifiche e posticipazioni, non abbiamo più scuse. È l'ora che l'avventura riprenda. Io sono Riccardo ed insieme a Michael vi trasporteremo in un viaggio meraviglioso, ai confini della realtà e dell'immaginazione. L'ultimo atto dell'avventura che si sta svolgendo in un continente lontano, Elodon, nella regione sabbiosa e desertica con capitale Vualadan, ritrae la bella elfa dei capelli rossi, Aliana, addentrarsi nelle fogne cittadine, con la promessa di trarre in salvo il marito della povera donna che in lacrime lo aspetta da giorni. La coraggiosa Ranger non ha alcun timore nell'affrontare i pericoli dell'oscurità, nemmeno quando, trovato un nascosto bugigattolo in una parete, deve fronteggiare una creatura viscida e disgustosa, un topo mannaro. Dopo averlo sconfitto, con l'aiuto della sua fedele aquila Skinjar, Aliana riesce a liberare l'uomo che viene ricongiunto alla moglie. Con i loro cuori gonfi di gratitudine verso di lei, l'avvenente elfa prosegue nella direzione dove molti cittadini della fiorente metropoli si stanno dirigendo, la piazza del palazzo. Dall'alto della sua posizione, Aliana scorge i nostri eroi al gran completo. Da quanto tempo non li vedevamo? Iramus, Derrick, Ivan Furlante, Luis, Pierre, Mindartis. Dopo lo spettacolo della sera scorsa, attendono solamente che il sultano faccia la sua comparsa per iniziare il suo discorso. Ed eccolo finalmente. Poco dopo l'inizio, però, un'ombra attraversa rapida il cielo terso della Gemma delle Sabbie. Uno splendido Pegaso, un cavallo bianco alato, atterra dopo qualche volteggio in mezzo alla piazza tra le grida adoranti delle genti. Un piccolo umanoide scende dalla groppa dell'animale, con un'espressione un po' rattristata. Nel frattempo, però, un mezz'orco, rude e voluminoso, adocchia Mindartis tra la folla, riconoscendolo. Anche il mezzelfo, dai grandi poteri, lo riconosce. E il sicario che ha sbattuto fuori dalla locanda. Non sarà molto felice di vederlo. Per fortuna, Derrick, insieme allo gnomo che cavalcava il Pegaso, riescono a coprire la fuga del gruppo. Aliana, attirata dalle parole di Derrick che la supplicano di seguirli, si unisce al gruppo. Quest'ultima consiglia di rifugiarsi nel nascondiglio dove si trovava poco prima, nelle fogne cittadine. Sfuggiti ai criminali e alle guardie, il gruppo oramai fuorilegge deve pensare ad un piano di fuga dalla città. Uscire dalle porte principali sarebbe impossibile, così decidono di proseguire per un'altra via. Dopo che Pierre, Ivan e Luis, nonostante le pretese di Mindartis, si separano dai nostri eroi e Iramus si reca a recuperare i loro equipaggiamenti, il resto del gruppo, con l'aggiunta del druido Alston, lo gnomo incontrato da poco, e Aliana, l'abile arciera con la sua aquila, cerca una strada nelle profondità delle fogne. Dopo molte rampe di scale tenebrose, scendendo verso l'abisso, il loro percorso è interrotto da un'immonda creatura, lunga e viscida come un verme, ma dalla ferocia di un leone. Il gruppo affronta e sconfigge la creatura, proseguendo avanti fino ad una porta che cela un vecchio covo di contrabbandieri, ora sotto il controllo di uno spregevole clan di topi mannari. Mindartis e Derrick pensano di agire d'astuzia, evitando lo scontro diretto, ma la loro copertura salta, grazie all'olfatto sopraffino di un topo mannaro. Ma il destino ha in serbo per il gruppo di avventurieri una sorpresa ben poco gradita da loro. Un grasso e feroce topo mannaro, con al capo una corona che comanda tutti gli altri, esce allo scoperto, costringendoli ad un faccia a faccia con il clan che li vede sfavoriti. Dopo molti fendenti, incantesimi e attimi difficoltosi, un colpo ben studiato dello stregone mezzelfo termina il combattimento e induce il mostro a lasciarli passare, grazie ad una potente magia mentale. Appena fuori dalle mura, il gruppo vede con gioia indescrivibile la carrozza di Iramus, con Oti e lo stesso cercaossa a bordo ad aspettarli. Sembra che l'incubo sia finito finalmente. Ora la meta è il borgo costiero di Windland, dove secondo Alston si aprirà il portale che li condurrà alla tanto agognata selva fatata. Il luogo dove forse riusciranno ad estirpare la terribile maledizione della licantropia,
che lentamente si sta insinuando nell'ignaro regno. La carrozza raggiunge il piccolo centro e Alston consegna ad ogni eroe un amuleto in grado di individuare l'intensa magia del portale e unisce le menti dei suoi nuovi compagni con un potente incantesimo telepatico. Dopodiché si separano, pronti a cercare il passaggio. Mindartis, durante la sua ricerca, entra in una bottega per rifornirsi di provviste ed equipaggiamento. Da questo istante però, cari viaggiatori di questo mondo incantato, gli eventi torneranno a scorrere secondo il loro più naturale ed apprezzato corso e voi li seguirete da vicino, come prima. Ci vediamo sabato prossimo sul nostro canale per il grande ritorno di Herodon.